Siamo con Stefano Dell'Acqua del WIL di Legnano. Benvenuto Stefano, grazie di aver accettato l'invito. Stefano è il rappresentante della WIL del territorio e con il quale, in avvicinamento a questo 1º maggio, chiediamo che 1º maggio sarà il 1º maggio 2021. Beh, intanto io ringrazio per l'invito, perché credo che in questi tempi avere un invito in una testata così importante del territorio, è una cosa importante. Come sarà il 1º maggio di quest'anno? Beh, intanto è un 1º maggio e è il secondo anno che viviamo nella pandemia. Un 1º maggio che è difficile. È difficile, ma la volontà di CGIL, CISL, UIL è stata quella di essere presenti ancora in questo 1º maggio e testimoniare la necessità di questo 1º di maggio. Veniamo dopo il 25 di aprile, un 25 di aprile che ci ha permesso di poter ancora liberamente essere qui e poterci confrontare e trovare delle soluzioni per poter far crescere il territorio. Noi abbiamo la consapevolezza che non saremo soltanto noi con la nostra volontà a far crescere un territorio. Ci vuole la coesione e la partecipazione di tutti quegli attori che sul territorio vivono quotidianamente la vita. Ora, cosa faremo il 1º di maggio? Noi ci siamo trovati a gennaio, con tutte le difficoltà e le ristrettezze che la pandemia ha posto in essere, questo invasore che non ci ha chiesto il permesso di arrivare, ma c'è e non se ne vuole andare, no? E usa tutte le strategie di questo mondo e a volte, anzi a volte, siamo in difficoltà a doverlo fronteggiare. Ci auguriamo che le vaccinazioni siano quegli elementi che ci permettono di poter convivere e superare questa invasione. Detto questo, noi abbiamo ragionato su alcune iniziative, sapendo e mantenendo tutti quegli elementi, di assicurare comunque di vivere il 1º di maggio. Certo. E nello stesso tempo, però, permettergli di fare di questo 1º maggio, Celebrare di questo, celebrare sì. questo 1º di maggio e cosa abbiamo pensato di fare? Avevamo due o tre possibilità. Poi abbiamo ragionato, abbiamo così con CGIL, CISL, UIL, quindi con Mario Oliva, scusi, con Giuseppe Con Oliva Giuseppe. e Mario Principe della CGIL, abbiamo pensato di realizzare in registrazione una tavola rotonda con la partecipazione del sindaco Radice, che è Ok, il chiaro. sindaco di Legnano, e abbiamo avuto il piacere di avere con noi Max Pisu, attore conosciuto, ma conosciuto anche perché lui è nato Legnano, vive Legnano, conosce il tessuto legnanese, e chi meglio di lui poteva portare la testimonianza in questa tavola rotonda di quel settore dello spettacolo in cui è stato uno tra quelli più colpiti dalla È pandemia, stato che non gli ha Mario. permesso praticamente di poter svolgere il suo quotidiano lavoro, il Perfetto. suo rallegrarsi in tutti quegli aspetti che lo spettacolo ci pone, ci fa vivere e ci fa sognare. E quindi, Perfetto. Sarà un piacere anche seguire questa bella iniziativa. E prima della registrazione si parlava anche di questa attenzione da parte dell'amministrazione, guardando ora un po' al futuro, no? Della sensibilità nuova che è emersa anche nella contrattazione, anche nella gestione, diciamo, di quelle problematiche che qualche tempo fa, proprio a Legnano, si faceva fatica. Ce lo dici in ma sintesi? io cerco di essere veloce, veloce. Noi dobbiamo riconoscere a Lorenzo Radice, sindaco di Legnano, la capacità e la volontà di potersi confrontare con le parti sociali e condividere alcuni percorsi. Uno dei percorsi più importanti che cerchiamo di percorrere da anni con le municipalità è l'accordo sugli appalti. E Ecco. quindi in breve tempo, una volta insediato, una volta organizzato la municipalità, ci ha incontrati e abbiamo definito un accordo che è importante, che per noi è l'accordo, diciamo, pilota che andremo a chiedere in tutte le municipalità, su tutti i 49 Bello. comuni,
dell'Ovest di Milano, dove noi abbiamo la rappresentanza sindacale. Quindi grazie a Radice riconosciamo la volontà di poter lavorare con noi. Perfetto. E questo qua è un pregio. Benissimo. Allora Stefano, noi ti ringraziamo e viva il primo maggio. Viva il primo maggio.